Venerdì 11 ottobre 2019, buonasera a tutti, io sono Andrea Baldeschi e questa è una nuova puntata di Municipio X, l'approfondimento di Milano News che viene fatto tre volte alla settimana come potete vedere per voi che seguite la nostra programmazione, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera eh, con ospiti del, del mondo, del panorama di Milano e della città. Metropolitana, io do un caldo benvenuto alla nostra ospite di stasera, Chiara Palumbo, Ciao, giornalista freelance e curatrice di questo fantastico libro. Che io vorrei, se riuscissimo a farlo vedere ai nostri telespettatori. I Sentinelli. Che fretta cera, edito da Edizioni Tlon, che parla appunto dei Sentinelli di Milano, no? che eh, sono una realtà ormai importante nel panorama della nostra città. Senti Chiara, io ti farei subito una domanda così a bruciapelo, no? Tu, il, il titolo del tuo libro è Che fretta c'era? Ecco, che fretta c'era? Eh, eh, diciamo che è la prima domanda che ci siamo posti quando ci siamo trovati a, a scrivere questo libro e la prima cosa che ci siamo accorti è che in effetti fretta ce n'era, nel senso che effettivamente l'esistenza stessa dei sentinelli ci dice che c'era bisogno e la risposta che i sentinelli soprattutto hanno avuto ci dice che c'era veramente bisogno di qualcuno che dal basso provasse a portare delle urgenze, delle urgenze importanti che riguardano le persone, direi che il focus poi è quello. E, e soprattutto, ed è una cosa che è partita come una consapevolezza e un'urgenza di chi poi ha dato vita al gruppo fin dall'inizio, ma che poi in questi cinque anni di fatto si è, si è dimostrata in tutta la sua evidenza, nel senso che appunto, come dicevo prima, il fatto stesso che i sentinelli siano ormai diventati una realtà più che visibile, più che riconosciuta, ci dice che si sentiva l'esigenza di qualcuno che dicesse quelle cose lì tant'è che i sentinelli in effetti si sentono dire molto spesso proprio questo voi dite quello che io vorrei dire nel modo in cui io vorrei saperlo dire e questa è una cosa che è venuta fuori tantissimo in tutte le piazze dei sentinelli e, e viene fuori alla fine un po' anche in questo libro nel senso che quello che vuole essere questo libro è proprio un piccolo L'abbiamo pensato come prontuario, in realtà non è un prontuario, è piuttosto un, un segno, un, un, un esempio di quello che i sentinelli hanno fatto una e un passaggio di testimone, sì, una sorta di racconto. Noi abbiamo fatto. Noi, ovviamente io parlo mh, come, essendo un sentinello forzatamente, nel senso avendo scritto, avendo scritto il libro, ma poi. Parlo, parlo del gruppo ovviamente certo. ehm, appunto abbiamo capito che, eh, che questa cosa qui che quest'urgenza che questa fretta c'era poi vabbè mh, ovviamente dovendo fare un libro sui sentinelli non si poteva che fare un omaggio a loretta goggi visto che l'inno ormai è universalmente riconosciuto come tale Tant'è che la stessa Goji qualche giorno fa lo ha ribadito su Rolling Stone e ci ha dato il suo endorsement, quindi qualcuno sta ventilando la possibilità di chiudere i sentinelli dopo questa cosa. Bene, bene. <ride> no, eh... non è vero, non, non, non rischiano di chiudere, però l'endorsement l'abbiamo e quindi siamo contenti. Bene, beh, non potrebbe essere altrimenti. Intanto, il libro lo potete trovare in tutte le librerie a partire dal 25 sì. di settembre, quindi già sono dieci giorni. Sì, da qualche mh, giorno. Sono quasi sì. 20 giorni che, che è in, in vendita. Uh, tu mi dicevi, Chiara, fai parte dei sentinelli da praticamente l'inizio, da quello che ho percepito. Uh. Più o meno, nel senso che in realtà io vabbè, eh, ho mh, girato intorno al mondo dei Sentinelli, sì, fin dall'inizio, cioè li seguivo come li abbiamo seguiti, penso tutti o quasi in città, fin dall'inizio. Poi il grande momento per me è stato eh, il 3 ottobre del 2015, Milano 3 ottobre, le nostre vite, la nostra libertà che tra l'altro voi avete seguito come, Ero me, in diretta, sì. come Milano News e, ed è stato quello il momento perché io in quel momento lì tra l'altro ho ritrovato una persona che mi era molto cara e questo mi piace raccontarlo perché per me tutto è partito da lì io ho trovato quel giorno una persona che mi era molto cara diversa da come la ricordavo nel senso che aveva fatto un suo percorso nel frattempo di cui io non sapevo nulla, non, pur avendola frequentata. E invece in quel momento lì quella persona, per le persone che aveva intorno, era una persona diversa da quella che conoscevo io, ma era una persona felice, era una persona realizzata per quello che voleva essere, per quello che sapeva di essere e si sentiva di essere e ho visto una, nonostante fosse una manifestazione molto faticosa, nel senso che portava temi molto forti, anche molto dolorosi, c'era Max Fanelli, quel giorno che, eh, a cui il libro è un po' idealmente dedicato tra gli altri, e, però ecco, in quel momento ho visto questa grande felicità di tutti. E mi sono chiesta, e per me la domanda lo dico anche nel libro, è partita da lì, nel senso che da quel giorno io mi sono detta tu cosa stai facendo per essere felice? E, e, e da lì ho cominciato a seguire i Sentinelli, e quindi essere arrivata a questo libro per me è avere un po' essere, essere un po' arrivata a qualcosa a un punto di arrivo per me, a un, a un riconoscere me per, per una persona che che si sente un po' più libera di prima, ecco. Alla ricerca della felicità, <ride> mi sembra di poter dire, no? Eh, comunque, hai detto una cosa molto che, che è toccante: no? il <ride> fatto di dire: io incontro una persona che non vedevo da un po' e che è completamente diversa e ho capito, beh, forse anch'io devo cercare il mio modo di essere felice e un libro per una scrittrice direi che è il massimo de, 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 dell'aspirazione Com'è? ecco dai una, una domanda un po' più personale com'è vedere un proprio libro scritto con le proprie mani e comunque su un argomento molto importante che può stare a cuore eccetera vederlo sulle librerie mamma mia <ride> che paura no allora ti posso dire soltanto allora io l'unico contatto vero che ho avuto finora con il fatto che questo libro esiste in libreria è stato perché il primo giorno, il giorno dell'uscita, una mia amica mi ha detto: Ma io lo voglio. Per cui siamo andate insieme in libreria in Piazza Duomo ed è stato allucinante scoprire che quel libro era nella libreria dove avevo sempre comprato, comprato i libri io. Però l'ho vissuta proprio come una cosa staccata dalla realtà. Oggi venendo qui, ero con mio padre mio padre mi ha detto ma io la prima volta sai che l'ho visto in Feltrinelli in stazione e io ho avuto un attimo che ho detto scusa cosa e per cui sì in realtà sono ancora in quel fantastico limbo del ma questa cosa sta succedendo davvero già essere qui stasera mi fa esattamente quell'effetto scoprirò com'è allora è sicuramente un'emozione enorme è un'emozione enorme per quello che c'è dentro questo libro, perché poi questo non è, io ci tengo a ribadirlo sempre, non è il mio libro, ma è il libro dei sentinelli, cioè per me è importante che dentro questo libro ci siano le loro storie, il loro percorso, il loro, la loro strada, io sono molto onorata di essere stata quella a cui questa cosa è stata affidata. Sei un po' il messaggero dei sentinelli, possiamo dire, no? L'ufficio stampa. Bello, bello, mi piace. Diciamo che sì, il compito che io mi sento è proprio quello, nel senso cercare di essere il portavoce di qualcuno rispettando il più possibile quello che, quello che ti viene dato da, da comunicare. E poi sì, per me è stata un'esperienza veramente faticosa, nel senso che l'ho scritta, scritta in un momento in cui ero molto impegnata, molto presa ad altre cose in un momento di, mh, psicologicamente non semplicissimo, per cui in realtà ci arrivo con molta paura a questa pubblicazione, nel senso che arrivo proprio come è un cliché anche un po' stupido, scusami, ma eh, credo che sia vero che mh, quando scrivi un libro e poi lo pubblichi lo affidi. Per cui io adesso sento tutta, tutto il terrore di aver affidato questa cosa certo. e la responsabilità di aver affidato questa cosa al mondo. Per cui io sto aspettando con molta emozione e con molto panico, ti dico la verità, quello che succederà a questo libro nel mondo. Il perché feedback. sì, sì questo sarà... Tra l'altro colgo anche l'occasione per fare anche gli auguri no? ai sentinelli che pochi giorni fa hanno fatto sì. i loro... 5 anni di età, hanno compiuto 5 anni. Um, al di là del libro, uh, il cui titolo, come dicevamo prima, è emblematico, no? che fretta c'era, e il fatto che una realtà come quella dei Sentinelli sia radicata così tanto nel territorio, no? uh, ma di cui però c'è davvero così tanto bisogno, non fa pensare che forse c'è veramente qualcosa di sbagliato. Nel nostro modo di vedere la realtà ma, ma Il nostro modo di vedere la realtà Rispetto a cosa? Rispetto a, al tema dei diritti Intendi? R sì Rispetto al tema dei diritti Ma anche un po' più in generale no? Al fatto che noi siamo sempre stati abituati Forse culturalmente parlando no? A vedere in bianco e nero mm -hmm. Quando in realtà si sa che le cose Cioè ec Ecco è questo no? Le cose dovrebbero essere In scala di grigi Però mm -hmm. noi siamo abituati A vederle in bianco e nero E Fa specie, e lo dico senza, senza troppi problemi, anche mh, esponendomi, al no, fatto che comunque io credo che i diritti civili no, debbano essere quasi una cosa naturale. Nel senso sì, che io non dovrei neanche essere qui con te a parlarne. Assolutamente. E cosa, cosa poi ti sei, dato, ti sei data una risposta, un, un perché ci sia così tanto bisogno nel mondo di dire: ecco, eh, questo è normale tanto quanto quello. Ma eh, credo che sia una questione di cultura, nel senso che essere qui a parlare di un libro è, è forte in questo senso e credo che fosse per questo importante che ci fosse un libro su questa cosa, perché io sono ancora una di quelle sognatrici che credono che i libri hanno la funzione di restare almeno un minimo e quindi di, di essere un po' appunto un passaggio di testimone. Ma allora sicuramente, tu hai parlato di scala di grigi, a me inevitabilmente viene da dire che forse il mondo dovrebbe semplicemente essere arcobaleno, certo, <ride> nel certamente. senso che forse è proprio quello il problema, nel senso forse è proprio quello il discorso che non siamo ancora riusciti a capire, non solo che è normale, già la categoria di normalità è, 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 è una solo categoria pensarlo. difficile, certo. esatto. Diciamo che forse appunto il problema è proprio, e credo che i sentinelli in questo senso abbiano fatto una cosa importante: nel senso che i sentinelli hanno portato i colori in tutto, il loro, in tutto lo spettro de del possibile dell'arcobaleno, nel senso che ovviamente non si occupano solo di... Di questioni LGBT, non si occupano solo di diritti delle donne, non si occupano solo di fine vita, si, sono, si occupano di tante cose e forse è proprio questo il, la, grossa, la grossa voce, la grossa tematica che i Sentinelli sono riusciti credo a sollevare che i diritti, tutti i diritti si, sussistono nel momento in cui sussistono insieme, non si può pensare di fare. Eh, non si può pensare di fare discorsi selettivi certo. né da una parte cioè in nessuno dei settori, certo, anche perché, perché se la libertà, comunque, è una libertà che deve arrivare al 100%, nei limiti, ovviamente, della legge e del rispetto, chiaro, chiaro. però, quando, deve essere una libertà a 360 gradi. Quando parliamo di libertà, in questo senso, parliamo di libertà di autodeterminarsi, ovviamente. Certo, quindi, eh, no, per cui, sì, il discorso, fu appunto, poi la forza dei sentinelli, e forse è proprio questa: la trasversalità, la capacità di dire. I temi, i diritti devono essere perseguiti e non devono essere perseguiti. Intanto non devono essere perseguiti esclusivamente e poi soprattutto appunto esistono se esistono insieme. Banalmente lo raccontano i sentinelli stessi, cioè la composizione del gruppo. Cioè, ci sono persone di tutti gli orientamenti, di tutte le età, di tutte le storie personali, di tutte le provenienze, anche di. Quasi tutte le appartenenze politiche al netto, ovviamente, di, di insomma, di quelli che si interessano di, certo, di certe certo. cose. Poi io parlo a titolo personale, ma penso di poter parlare anche per tutta la redazione, siamo, siamo tutti uguali a questo mondo che, che se ne dica: mm, non esistono categorie di serie A, non esistono categorie di serie B. Anzi, non esistono categorie. Esatto, il discorso è dire, proprio no? questo: che nel momento in cui non esistono categorie. La serie A e la serie B devono assolutamente essere cancellate Sparite. da qualsiasi e soprattutto mi viene da dire, a titolo personale anch'io, le gerarchie. Cioè la guerra tra, chi ha, tra il povero e il più povero, fra l'urgente e il più urgente, è una cosa che veramente ci taglia le gambe a tutti eh, in maniera assolutamente impietosa secondo me questa è la prima cosa anche perché una delle cose forti dei sentinelli una delle cose più belle che mi hanno detto alcuni sentinelli perché poi questo libro viene da eh, una serie di interviste da una serie di chiacchierate eh, la cosa più bella che mi hanno detto quelli un po più in età diciamo <ride> così è stato che si sono stupiti tantissimo di quanto delle persone che non c'entravano niente con loro fossero lì a fare la loro battaglia eh, e quindi loro si sentissero liberi di fare la battaglia di chi gli stava di fianco, cioè se c'è una donna che ha vissuto la, il momento in cui si combatteva per la 194 e oggi è in piazza con gli uomini gay, con le donne lesbiche, con, eh, tutto, con i migranti. Un uomo gay che magari quando aveva vent'anni faceva l'attivista, ma non aveva la più pallida idea che nel frattempo si stesse facendo un discorso legato alla 194, oggi è lì a parlare di 194 e si sente dentro quella cosa lì. Non deve, cioè, la banalità di dire non devo essere qualcosa per avere caro il diritto dell'altro a esistere, che è una banalità ma forse va ancora un po' ripetuta. Ah, <ride> Senti, io oh, volevo farti due domande, te ne faccio una, poi cioè, non mm -hmm. te le faccio tutte di seguito. Eh, la, domanda, la prima domanda che volevo farti è questa e te lo chiedo anche come consiglio in realtà, no? perché noi siamo una redazione giornalistica al di là del, mm -hmm. dell'associazione e secondo te la stampa come dovrebbe eh, avvicinarsi a questo problema? S mh, secondo te se ne parla troppo o se ne parla troppo poco? Perché a volte a me sembra quasi che venga data, passami il termine, troppa importanza, ma non perché non siano importanti i diritti, no? Ma perché quasi dandogli così tanta importanza, no? È come se diventasse una cosa strana. Sì, 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 no, capisco benissimo. Guarda, mi dai l'occasione di dire una cosa che volevo dire da tanto come giornalista piccola in erba quale sono, che secondo me il problema grosso è che tante volte se ne parla male. Ok. Nel senso che al di là del tanto o poco che poi è vero, spesso diventa anche quasi la dico male e chiedo scusa folklore. Mm -hmm. Il problema è proprio quello che secondo me se ne parla come se fosse una roba così, appunto, per fare colore, per fare diversità. Mi viene in mente una sciocchezza, se vuoi: un recente articolo di, di ieri, in cui il, il figlio di una celeberrima attrice di Hollywood, che si autodetermina al maschile da tutta una vita, eh, si trova raccontato su un articolo come, col nome al femminile, con la storia al femminile, rispettando per carità, cioè, nel senso, non rispettando, attenzione. Dichiarando che lui si autodetermina al maschile, quindi non cancellando questo aspetto di lui, però raccontandolo come la ragazza che si sente maschio. Ecco, questo è l'errore da non fare. Perché? Il giornalista che si voglia accostare, e questo lo dico da persona che lo fa, cioè nel senso da persona che per prima si accosta a queste cose, io ho scritto e scrivo anche di tematiche LGBT da prima dei Sentinelli e mi piacerebbe continuare a farlo. Beh, vedremo eh, se avrà successo esatto. lì, se no c'è sempre un bar in Costa Rica. Esatto, per fine, eventualmente. Però ecco, credo che una delle cose che ho imparato è che la prima cosa che devi fare quando ti accosti alla vita delle persone... È farlo con rispetto per cui certo. se una persona ti dice: Io sono questa cosa, io voglio essere raccontato così non perché è un mio capriccio, ma perché io sono questo. Io giornalista devo fare questo. A prescindere da quello che io penso, questo penso che valga in tutti i contesti. Cioè, io non devo metterci il mio giudizio etico e morale su questo, devo fare cronaca, ecco, <ride> ecco ecco proprio perché sei una giornalista quindi più di tanto. Di altre categorie di lavoro, no, puoi capire quella che è l'altra domanda che ti volevo fare, no? Eh, ne parlavamo anche in redazione qualche giorno fa, eh, noi riempiamo molto spesso no, le parole di significato. Che è giusto, ogni parola ha il suo senso, ha il suo peso, no? Però forse dovremmo anche imparare un po' a prenderci con più leggerezza. Um, Epiteti vari, no? Che, che possono essere interpretati come delle offese, no? Se si cominciasse a pensare che in realtà sono solo parole vuote, anche mm. dalla stessa comunità, sia LGBT che migranti, che eccetera, 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 no? Non sarebbe meglio, forse? di cioè, ribaltare la prospettiva. Stai aprendo un tema enorme e molto utile e molto bello. Io personalmente sono d'accordissimo con te, nel senso che io, vabbè, sono una che venera le parole personalmente, per cui credo che assolutamente una delle armi, o se non l'arma in assoluto più forte che abbiamo è proprio quella delle parole e depotenziare la forza violenta e offensiva delle parole è lo sgarbo più grande che tu puoi fare a qualcuno che ti vuole offendere, questo certo. sicuramente. Per cui io sono la prima che assolutamente è a favore dell'uso dell'insulto come autoriappropriazione, sempre. Eh, e questo vale per la comunità LGBT, vale per le donne, vale per tutte le categorie che si sentono a appioppare epiteti più o meno violenti. Dopodiché questa cosa vale se io e te siamo d'accordo su questa cosa, cioè certo. se io e te decidiamo che tra me e te tu puoi chiamarmi frocio perché, non dico al maschile perché è ovvio che vabbè, ma perché a me questa cosa A non dà fastidio, B per me è una riappropriazione, non c'è nessun problema. Dopodiché non, non esiste che in un contesto in cui questa cosa non è sancita tu ti possa permettere di offendermi certo. e pensare che io la debba prendere bene, ecco quello no, perché l'accettabilità di una cosa dipende da chi tu hai davanti e deve essere l'altro, è come il discorso che ti facevo prima sul genere, deve essere l'altro a darti la licenza permesso, o la spiegazione di come vuole essere, io conosco persone che... Si fanno chiamare, cioè, che praticamente hanno dimenticato il loro nome e usano gli epiteti okay. al posto di. Ecco, e non insomma, che... La, la mia libertà finisce quando comincia la tua, sostanzialmente. Ecco, in questo sì, nel senso in questo non puoi permetterti di travalicare la mia libertà o, o il mio fastidio, perché certo. uno può benissimo essere offeso. Io personalmente, ripeto personalmente, sono convinta che non sentirsi feriti da un'offesa in questo senso, cioè certo. quando arrivi a un punto di consapevolezza, sia una conquista. Cioè è importante come... Eh, è importante sentire, secondo me, di aver fatto proprie determinate categorie, eccetera. Dopodiché io non sono tenuto, non tutti sono tenuti ad arrivarci nello stesso modo, negli stessi tempi, ad essere infastiditi dalle stesse cose. Certo. Per cui siamo sempre alla categoria del rispetto di cui dicevamo prima. Ok, eh, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra intervista eh, l'anno scorso, con Goodnight Milano, e quindi ce lo siamo portati indietro anche con Municipio X, eh, ai miei ospiti faccio vedere delle immagini, no? E chiedo di, di commentarle, no? con, mm -hmm. facendo delle domande. Io chiedo alla regia se mi può mandare la foto 1. Sì, esatto, quella. Uh. <ride> eh, dovevo, cioè un. Oh, Me lo aspetto, <ride> <ride> ehm, Anche ecco perché. non ti chiedo un parere sul, sulla persona no mm -hmm. ehm, beh per dovere di cronaca penso che lo conoscono tutti però lo diciamo Matteo Salvini leader della lega non si può dire nord quindi della mm -hmm. lega e basta ehm, ex eh, vicepremiere ministro dell'interno che sta facendo una battaglia dal suo punto di vista molto molto forte no ecco se tu incontrassi la persona Salvini ad un... se io in questo momento mi trasformassi mm -hmm. in lui, no? Tu come cercheresti di argomentarmi la tua opinione considerando la mia opinione così forte rispetto a un argomento così che può essere sia quello del mondo cioè. LGBT che quello dei migranti e così via? Ma allora intanto ti devo dire due cose. Uno, vabbè, è inevitabilmente un po' il convitato di pietra di questo libro, nel senso che è stato non è mai citato volutamente, ma è stato scritto quando Salvini era ministro. Per cui, e tra l'altro, infatti, ci siamo trovati col libro pubblicato e la politica <ride> cambiata completamente. Però la prima cosa che, cioè completamente oddio, cambiata. Eh, quello, che ci siamo, quello che ci siamo chiesti la prima volta che ne abbiamo parlato in pubblico alla festa dei sentinelli è stato proprio questo. E adesso. E ci siamo risposti con Gaber, nel senso che a me veniva in mente all'Oisio, eh, poi cantato da Gaber, che parlando di Berlusconi diceva non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me. Ecco, mh, Salvini ci dà un po' lo stesso effetto, nel senso il problema non è Salvini o mh, Maroni o i tanti o Adinolfi, i tanti che negli anni i sentinelli si sono visti davanti e che gli hanno detto cose veramente... Violente, offensive, ma non solo loro, eh, ma quanto noi siamo capaci di, di gestire, di rispondere a questa cosa. Dopodiché, se tu mi chiedi e quanto ci riguarda questa cosa, dopodiché, se tu mi chiedi io come risponderei al signor Salvini, ti dirò che a me il signor Salvini stupisce moltissimo: nel senso che io sono molto curiosa, sempre, ma anche forse un po' per deformazione professionale, di capire chi c'è veramente dietro alle persone e io, mi, come mi è capitata questa cosa io spero sempre che ci sia un fondo di detta brutta umanità, un fondo di empatia nelle persone, sarei molto curiosa di capire se trovandomi davanti a Matteo Salvini ma ripeto anche tanti altri ci sarebbe veramente quella violenza che siamo abituati a vedere mh, sui palchi dei comizi nel caso ci fosse, io la prenderei molto di petto, ma perché io sono poco capace in questo <ride> senso di... Però spero sempre, ecco, che conoscere aiuti. Io credo, io ho avuto, la... ho visto reazioni violentissime e non le ho capite davanti a persone. Ho visto persone reagire in modo molto violento a famiglie e quello non lo capivo. Perché posso capire la tua rabbia, posso capire il tuo principio, posso accettarlo... Anche se mi, magari, ripugna o mi offende personalmente, quello che non riesco a concepire è che tu, guardando in faccia una persona, riesca a essere violento e offensivo nei suoi confronti. Io mi auguro che, in fondo, anche in Salvini, voglio dire, ha fatto tanto parlare del suo essere padre, del suo essere uomo comune, insomma, voglio dire. Io non, non sono di quelli che augurano un figlio gay a un padre omofobo perché soffrirebbero troppo tutti e due, però mi chiedo sempre se davanti a un figlio o comunque davanti a qualcuno che a proposito di per tornare nella retorica dei padri e dei figli, ma banalmente accanto a una persona che tu conosci, che tu vivi tutti i giorni, che sai chi è quella persona, che tipo di, di reazione hai? In questo io appunto uso un'altra cosa personale. Eh, mio padre non è assolutamente omofobo, anzi, però quella persona di cui ti parlavo all'inizio è una persona che gli, era, che gli è sempre stata molto cara e quando c'è stato questo cambiamento, questo ritrovarsi, io ero molto preoccupata di come lui l'avrebbe presa perché si trattava di tutta una vita stravolta improvvisamente. E lui mi ha detto una cosa che per me è stato un insegnamento grande, nel senso che io spaventatissima che cercavo di difendere questa persona da una cosa che, che non esisteva. Che non esisteva. Okay, certo. E lui mi ha detto: Io a questa persona voglio bene. Per cui, se il modo di rispettare questa persona è chiamarla per come vuole essere chiamata, riconoscerla per quella che si sente di essere, a prescindere da. tu non saprai mai io cosa penso, questa è la cosa che io devo fare. Eh, direi che è un pensiero che forse dovrebbero avere un po' di più prima hai detto una cosa emblematica no non ho paura del salvini in sé ma del salvini in me mi dai là per la foto numero due, che io non so ok sì quella esatto non so se ti ricorda qualcosa mm, nella mia questo è il famoso che non la vedo. Mm. Che era stato emanato da un bar, da un ristorante ah, di, okay. di Roma per una coppia omosessuale, no? Questa foto secondo me è molto molto emblematica. Perché fa capire forse che appunto un problema non è la figura di Salvini, la figura di Adinolfi, la figura di partiti politici xenofobi, razzisti, eccetera, no perché sono partiti e quindi devono avere un certo grado di seguito, no? Mm. E forse se una forza come la Lega Nord ha il 34%, 35%, so che sto dicendo una cosa molto forte, no? Eh, è evidente però... che c'è qualcosa dietro. Esatto, c'è certo. cioè, cioè, un, un problema forse problema. dal punto di vista culturale nella società. Assolutamente. E come si fa, cioè, è una domanda abbastanza banale <ride> dire come si fa? Però, insomma, siamo nel 2019, mi stai dicendo che nel 2019 ancora non possiamo raggiungere quella maturità? Uh, guarda, io in realtà ti do una risposta che è la risposta che ti ho dato prima, cioè, a parte che se io avessi una soluzione saremmo a posto tutti quanti. Ovviamente, non ce l'ho io, non ce l'hanno i Sentinelli, che peraltro non hanno nessuna intenzione di darsi alla politica perché la loro, eh, il loro compito è quello di sollevare i problemi, poi ci deve essere, e in questo senso sì, e lo diciamo chiudendo il libro perché è importante, perché è, sta è stata detta questa cosa diverse volte, ma allora fatelo voi, eh, ma allora. Devi sollevare un tema, poi ci deve essere una risposta. Una delle cose che hanno tanto sentito i Sentinelli è che loro si sono chiamati intorno un mondo che questa risposta non, non ce l'ha, chi magari non avrebbe preso altre tessere, non parlo solo di partiti, o magari le avrebbe prese, ma le avrebbe prese in un mod, con magari dei dubbi. Eh, al netto di questo non avere una risposta, ti rispondo rispondendo come ti rispondevo prima, cioè credo che, siccome il problema, hai ragione, sono d'accordissimo, viene da chi li vota, ma non solo la Lega, cioè chi ha quelle idee ed è convinto di quelle idee lì, io credo che l'unico modo reale sia viverlo, cioè io ti garantisco conosco famiglie arcobaleno, conosco persone che si vivono apertamente, conosco eh, tutti, le gambe possibili e immaginabili di diverso di eh, altro che ti possono venire in mente, che possono essere oggetto di mh, infamie, come quella che abbiamo citato prima. Come infamia può essere, per esempio, la foto numero 3 che forse sta già passando ecco, in diretta. Ecco, no? Sì, l'ho vista, esatto, è... tipo quella cosa lì. Però ecco, io credo che alla fine il discorso sia proprio quello. Io vorrei che ciascuna di quelle persone avesse. Intorno una famiglia, una persona, un amico, un fratello, una persona vicina o anche semplicemente il, vi il, il vicino di casa perché nel momento in cui hai il contatto diretto con la realtà, la realtà non fa paura. Questa è una cosa che ho, che ho sperimentato sulla mia pelle. Per cui credo che l'unico modo per cambiare culturalmente questa cosa sia parlarne, parlarne tanto e parlarne bene ma poi soprattutto non nascondersi nel senso che meno tu ti nascondi più questa cosa diventa appunto meno come dicevamo prima una stranezza una, una un qualcosa di altro rispetto alla vita di tutti i giorni meno poi funziona chi ti vuole additare eh, l'altro cioè se io certo. riconosco un ragazzo nero per, per nome che quel ragazzo sia nero, bianco giallo, si chiami Mahmud, si chiami Giovanni è uguale non cambia, non cambia assolutamente cambia nulla ecco in regia mi stanno facendo dei gesti <ride> apoplettici, mi stanno dando degli epiteti in questo momento <ride> perché siamo fuori, fuori ah. orario abbiamo, abbiamo finito però è stata ovviamente un'intervista molto molto interessante eh, scusate non ho no, guardato no, no. <ride> quando si parla di queste cose è sempre bene avere una certa, un certo tatto e questa sera penso che che l'abbiamo avuto. Io ti ringrazio per essere stata qui Grazie con noi Grazie, amore, è stato veramente un piacere. E ringrazio anche, ovviamente, tutti i nostri telespettatori. La puntata potrà essere sempre rivista sulle nostre pagine, sulla nostra pagina Facebook. La regia mi sta proprio mandando mm. a quel paese, quindi, io vi do appuntamento a settimana prossima. Buon weekend a tutti, e ci rivediamo lunedì con una nuova puntata di Municipio X.